Ben ritrovati, un podcast dedicato all'area iberica. Abbiamo in studio e lo salutiamo il sindaco di Noventa, Mattia Veronese. Buongiorno sindaco, un'area in sviluppo, in pieno sviluppo, parleremo anche di turismo, ma con lei vorrei parlare di servizi essenziali per la popolazione. Si inizia con le scuole perché il suo comune ha addirittura fatto un investimento importante di quasi 3 milioni di euro. Tanti soldi per Noventa, come mai, perché, da che cosa si parte? Beh, stiamo partendo ovviamente da scuole materne, quindi stiamo partendo dalla fascia quella più bassa della popolazione per l'età, e è un investimento importante, un investimento che abbiamo cercato intanto con la preparazione di progetti specifici. Avevamo necessità di rinnovare un asilo che comincia ad avere i suoi anni, quello della 2 giugno, e ha necessità di un ampliamento e di una sistemazione della parte diciamo così vecchia. E poi c'è un intervento importante, radicale, sull'altro asilo di un quartiere periferico, quello di Saline, che viene completamente rifatto, nuovo, quindi viene abbattuto dalla zona in cui è stato inizialmente, diciamo così, pensato, ideato, che è vicino praticamente alla parrocchia, alla chiesa, e viene spostato nell'area sportiva e quella attigua alla scuola elementare, quindi un intervento radicale. Ecco, allora sindaco, perché si investe nelle scuole? Vogliamo farlo capire questo, insomma, perché si vuole investire nel futuro, perché si vuole investire in una comunità che sta comunque crescendo. È una risposta importante alle famiglie, abbiamo bisogno di spazi adeguati, sicuramente per dare anche una, diciamo così, anche un segno importante a un territorio che comunque sta, come diceva lei, maturando anche una propria anche identità e anche una propria anche capacità di collegarsi con i comuni limitrofi. Quindi non è solamente una risposta a Noventa, ma una risposta all'intera. Ecco, quasi in controtendenza, perché parlavamo proprio la scorsa settimana di scuole materne, che anche asili nido, che rischiano di essere accorpati da altre sedi perché le iscrizioni sono basse, quindi non raggiungono il limite consentito per la formazione delle classi, e quindi molto spesso si verificano anche degli esodi da comuni principali a comuni magari più piccoli. Beh, devo dire che questa analisi è stata fatta anche a Noventa Vicentina, quindi l'investimento è stato fatto anche sentendo le esigenze della scuola. Stiamo parlando di due asili che sono inseriti ovviamente nel complessivo Fogazzaro, e quindi la preside ci ha veramente dato delle precise indicazioni, perché questo è un investimento che non può essere fatto a breve termine, ma deve guardare appunto fra qualche anno cosa succede. È un investimento su due scuole che stanno comunque crescendo di numero. In modo particolare c'era anche l'esigenza di dare una risposta a quei bambini con particolari difficoltà, e quindi c'è necessità anche di spazi adeguati. E tenendo presente che a Noventa abbiamo anche un terzo asilo che è paritario, che quello purtroppo non beneficia direttamente da interventi ministeriali, e quindi lì c'è un investimento diretto del comune, ma anche lì è una programmazione che stiamo facendo col comitato genitori per capire dove reperire alcuni fondi. Devo ringraziare ovviamente il governo, perché in questi anni, insomma, questi investimenti che stiamo portando avanti sono dati anche da un contributo importante da parte del ministeriale, quindi sono degli interventi che necessitano appunto dei finanziamenti sostanziosi. Ok, Noventa capofila anche di altri progetti, ci siamo occupati spessissimo anche di questa rivalutazione, giusto che ci sia, perché forse è l'area più bella della provincia di Vicenza, l'area iberica, quindi ecco, si va avanti con questi progetti che sono ambientali, ma che insomma fanno tappa in tutti i comuni dell'area iberica, e si parte anche in questo caso spesso da Noventa, vero sindaco? Lei dice l'area più bella della provincia, io non so se sia la più bella, sicuramente comunque è in questo momento qui quella che sta avendo la maggiore attenzione per un'area che è scoperta anche dal punto di vista turistico e paesaggistico, e lì ovviamente c'è necessità di come dire, sistemare le infrastrutture, anche quelle viarie. Un investimento importante della provincia di Vicenza su due punti che erano un po' delicati, sulla 247, che è la nostra strada che ci collega al capoluogo. Saranno fatti due interventi su un'intersezione stradale, una proprio lì alle porte di Noventa, che guarda sostanzialmente anche a quella quartiere diciamo così artigianale, sto parlando di Via del Progresso. Lì l'intervento partirà a breve, sarà fatta una rotonda
che in qualche modo fa rallentare il traffico, ma fa permettere anche ai mezzi pesanti di entrare meglio nel quartiere che stavo indicando. E lì c'è un intervento, metà da parte della provincia e metà con la legge 39 della regione, stiamo parlando di una cifra intorno ai 450.000 euro, il comune mette a disposizione del terreno e quindi insomma lì l'intervento è abbastanza veloce, nel senso le tempistiche sono certe. Un altro intervento di sempre più o meno la stessa portata, di 400.000 euro invece a carico della provincia e di fondi comunali, un 80 e un 20%, tanto per essere un po' chiari come ripartizione, è una intersezione sempre lungo la 247 nella strada via Emilia Dizzi, Croce di Pietra. Ecco, qui siamo in una situazione ancora in cui c'è un progetto da un po' da definire, affinare un attimo alcune situazioni legate ai problemi degli accessi privati, ma comunque sono due interventi che entro il 2022 dobbiamo assolutamente portare a casa. La crescita di una città, di un paese, quanto è legata alla crescita della viabilità? Avete a pochi chilometri il casello della Valdastico Sud, questo ha aiutato, ha incrementato il commercio? Aiutati? Sicuramente l'autostrada è stata importante, è stata desiderata da diversi decenni, si chiamava la PRUB, insomma legata ai nomi dei politici degli anni 70-80, è arrivata in un momento in cui lo sviluppo era già stato in qualche modo predestinato nelle varie aree della provincia. Diciamo che in questa fase qui, più che uno sviluppo industriale, noi puntiamo ad avere una qualità delle industrie che si sono insediate sul territorio, che si stanno ovviamente ampliando, incrementando. Ovvio che speriamo che questo aumenti anche la capacità delle aree artigianali di ricevere quel giusto riconoscimento di un'area che adesso è collegata in maniera più idonea alla parte nord della provincia. Però l'autostrada per noi serve anche per far conoscere questo territorio, che in qualche modo deve essere tutelato, valorizzato e fatto conoscere a tutti quanti i cittadini del Vicentino che vengono qui nel nostro territorio, ma anche nell'area del Padovano, del Veronese, visto che noi siamo equidistanti come chilometraggio tra la città di Vicenza, Verona e Padova, e quindi un territorio che fa punto a 90 vicentina, ma che dialoga e vuole collaborare con tutti i comuni dell'area berica, quindi dalla parte verso i colli Eugani col Padovano e un'attenzione particolare ai nostri berici. Siamo un territorio che ha questa caratteristica, e quindi lei parlava di bellezze che sono legate appunto al nostro paesaggio, alle nostre ville, ha un modo anche di raccogliere un turismo che vuole essere un turismo anche lento, fatto anche di piste ciclabili, di punti di ristoro e anche insomma l'enogastronomia che aiuta a attrarre un pubblico sempre più attento e partecipe. Noventa Vicentina ha anche un certo peso dal punto di vista sanitario, giusto? Insomma, non dimentichiamo la struttura, che è una delle più importanti, e anche in questa riorganizzazione di ospedali, di servizi, avete un bel compito anche voi. Lì abbiamo un ospedale che è il Pietro Milani, che è in rete con il San Botolo. È un nosocomio che deve continuare ad avere quella caratteristica di ospedale di territorio, e quindi chiediamo ovviamente all'ULS di mantenere questa attenzione verso questa struttura. Con il PNRR già è stato messo sul tavolo un progetto che vedrà ovviamente un investimento importante nei prossimi anni, ma attorno all'ospedale ci sono delle realtà sociosanitarie che sono anche legate a quella che sono la partecipazione del privato. Cito ad esempio la Fondazione Stefani piuttosto che la cooperativa Casa Bianca, che sono vicine all'area ospedaliera. Poi ci sono tanti gli uffici del distretto dell'ULS e poi la nostra casa di riposo. È tutta quanta un'area a ridosso tra via Capodisopra, via Monteberico e via Fontana, che richiede veramente un'attenzione particolare, perché da lì partono dei servizi importanti per Noventa e per tutta quanta l'area berica. Sindaco, abbiamo pochi minuti, solo un accenno, lei anche dei compiti in provincia, giusto? Sì, è stato rinnovato il Consiglio provinciale a dicembre scorso, io da ora mi occupo praticamente insieme con il Presidente Rucco di urbanistica a livello provinciale e per quanto riguarda poi le autorizzazioni paesaggistiche. Poi c'è un importante impegno riguardo alla polizia provinciale, che è un po' da riformare. Sappiamo che la regione ha mantenuto con la legge Delrio importanti deleghe su quello che è praticamente
tutte quante le competenze che erano della provincia, ma abbiamo i nostri agenti che sono nel territorio e quindi devono essere in qualche modo anche così, ascoltati e rivalutato quel tipo di servizio che è fondamentale per il nostro territorio vicentino. Torneremo a parlarne quando ci saranno delle novità, sicuramente. Certo. Sindaco, ancora un minuto a nostra disposizione, brevemente. Noventa in prima linea, quando si parla di solidarietà ucraina in questo periodo, siamo venuti la scorsa settimana a trovarla, abbiamo incontrato un imprenditore fantastico, favoloso, che mette a disposizione dei posti di lavoro per le donne che arrivano qui dall'Ucraina. Ci spiega brevemente a 30 secondi. L'ha detto velocemente lei, io dico che devo ringraziare sia gli imprenditori sia tutta quanta la parte del volontariato che a Noventa Vicentina, e non solo a Noventa Vicentina, veramente fa un lavoro encomiabile, e quindi anche in questo momento qua veramente darà il suo contributo importante. Io ringrazio il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, la rivoliamo qui in studio per parlare, ecco, magari di ambiente legato alla provincia, alle novità che ci sono. Per il momento è tutto, grazie di averci seguiti.